grazie, scusate, ma sono anch'io un po' intasato, siamo con una bronchite che 15 giorni è stagione. Mi sento a casa del mio segretario Roberto Ponte, mi sento a casa in Valle Varaita, nel nostro collegio che abbiamo strappato, per così dire, dalle mani del PDL, anche se sono i nostri amici, ma comunque un numero in più a sostenere Gianna in provincia, e questa volta siamo stati 8. Siamo il partito che dietro il PDL, ma che ne conta anche 8, conta in provincia. Una marcia lenta di avvicinamento con delle persone, una regia attenta, ha portato la Lega ad assumere un ruolo importante in provincia di Cuneo, e io ne sono certo anche in Piemonte. Perché noi dobbiamo essere padroni a casa nostra, e lo stiamo dimostrando adesso, di volere essere padroni a casa nostra e farlo senza degli urli, senza delle sparate. Avete visto qui 6 persone, 5 perché Nanni non è venuto, ma 6 persone normali, 6 persone comuni. Io vi assicuro, ho lavorato gomito a gomito con Federico, ho lavorato gomito a gomito con Claudio, perché sono in provincia, aperti. Il cellulare lo si trova, si telefona alle 11 di sera, ti risponde. Noi siamo così, noi il nostro cellulare risponde a tutti, perché noi non stacchiamo mai il telefono, noi siamo vicini alla gente che ci ha votato, e qui ringrazio il mio collegio che mi ha fatto fare una bellissima figura, ma noi siamo vicini alla gente, noi vogliamo risolvere i piccoli problemi. Abbiamo sentito, ci sono tanti problemi che vanno risolti, e questi problemi noi li dobbiamo portare a casa, diventando, vi ripeto, padroni a casa nostra. Se devo parlare male dei nostri avversari, concedetemi un passaggio, molto sereno, addirittura così, fa sorridere. Sono stato invitato circa un anno fa a Saluzzo, al carcere Morandi, per un'inaugurazione molto importante, perché si inaugurava un birrificio nelle carceri di Saluzzo, per carità meritorio, un birrificio che dà lavoro a 4 detenuti su 420 che ci sono nelle carceri di Saluzzo, e che produce secondo me la birra che se la bevono loro dentro. E intervenuti tutti, sono intervenuti il produttore consumatore, chilometri zero. Sono intervenuti tutti, ma quello che mi ha fatto specie, che poi vi trasferisco, è quello che ha detto la Presidente Bresso, che ovviamente era invitata, perché questo processo arrivava ovviamente da quello che abbiamo sentito prima, da dei progetti che sono costati centinaia di milioni di euro per riuscire a collocare delle operazioni e per far sì che, e tutte queste belle parole di comunicazione di una regione che ha solo comunicato ma non ha fatto nulla. Allora, mi dico che in quell'occasione la presidentessa disse: ma guardate, questa è un'occasione, ma il saluzzese dovrà collocarsi nell'economia come polo di produzione di birra, perché l'albese c'ha il vino, e lì c'erano quelli che avevano dato dei soldi per le colline saluzzesi e che dovevano stare zitti. Cioè, Saluzzo diventa il polo della birra, ma scusatemi, ma femme nengri niente. Si è dimenticata la frutta, si è dimenticata l'agricoltura, si è dimenticato quello su cui pian pianino si cerca di crescere. Non me ne voglio l'albese, non me ne voglio Federico, ma un po' di vino lo facciamo anche noi qui e stiamo imparando a farlo anche bene. Si è dimenticato delle realtà come la Burgo. Cioè, noi siamo quelli che dobbiamo diventare famosi perché c'è la birra a Saluzzo. Questa è la regione, quella che arriva in zone dove pensa che ci siano ancora hic sunt leones, dicevano i romani quando scrivevano sopra alle carte geografiche, non essendo andati al di là a capire che cosa c'era. Hic sunt leones, qui ci sono i leoni. Noi siamo i leoni per Torino, noi siamo i leoni per l'Abresso, ma è il momento che i leoni comincino a ruggire e far sapere chi sono.